Benvenuti a TeleCRU, notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. L'Aula di Palazzo Cesaroni ha preso atto dei dati sui fondi per la non autosufficienza. L'Aula di Palazzo Cesaroni ha preso atto della relazione sull'attuazione degli interventi nell'ambito del Fondo per la non autosufficienza relativa al 2015, relazione redatta dalla Giunta di Palazzo Donini in adempimento alla clausola valutativa prevista nel testo unico in materia di sanità. Il documento evidenzia come l'aumentata speranza di vita della popolazione italiana ponga nuove esigenze e nuovi problemi legati soprattutto alle politiche sociali per l'invecchiamento attivo, per contrastare l'insorgenza di malattie invalidanti e patologie croniche. Dal rapporto risulta inoltre che la consistenza del Fondo per la non autosufficienza dal 2009 al 2015 registra un incremento del finanziamento complessivo dai 78 milioni circa nel 2014 ai circa 84 milioni di euro nel 2015. L'analisi della relazione ha messo in evidenza una difficoltà di comparazione nel tessuto sociale delle due ASL e soprattutto da un modello di governance molto diverso tra le due aziende. Secondo il relatore di minoranza, invece, si registrerebbero delle criticità relative al ritardo con cui la relazione è arrivata in aula. Le clausole valutative previste dalle leggi, è stato rimarcato, dovrebbero ottenere una maggiore attenzione, soprattutto da parte della maggioranza. I dati riportati, inoltre, sembrerebbero non collimanti con quanto disposto nella clausola valutativa. L'Assemblea legislativa ha approvato la proposta di risoluzione della prima commissione consiliare finalizzata a reperire le risorse necessarie a realizzare la Città della Salute nella struttura dell'ex ospedale di Città di Castello. L'Assemblea legislativa ha approvato a maggioranza una mozione proposta dalla prima commissione che impegna la Giunta regionale a definire e sottoscrivere un accordo di programma con il Comune di Città di Castello e l'ASL Umbria 1, finalizzato a reperire le risorse necessarie alla riqualificazione dell'ex ospedale cittadino per realizzarvi una città della salute che accorpi i servizi sanitari e sociali del distretto. L'ex ospedale di San Florido è un antico edificio religioso del Settecento riconvertito in struttura sanitaria. La struttura, di proprietà della regione Umbria, si articola su tre piani e 8.500 metri quadrati. Il suo valore ammonta a oltre 4 milioni e mezzo di euro. Le gare indette per la sua alienazione sono andate finora deserte. Viene quindi ipotizzato un percorso di recupero dell'immobile che coinvolga Regione Umbria, ASL 1, che potrebbe spostarvi e riunificarvi i servizi territoriali risparmiando 150.000 euro all'anno di affitti, e poi ancora il Comune di Città di Castello, che potrebbe contribuire con i 3 milioni di euro dell'ascito Mariani, vincolati a finalità legate a salute ed assistenza. A questo si aggiunge infine la disponibilità di circa 3 milioni di euro derivanti dalle risorse per la ricostruzione post-sisma. Nella stessa seduta l'Aula ha preso atto della relazione sulla clausola valutativa della legge contro la ludopatia, ovvero contro il gioco d'azzardo patologico. L'attività di contrasto alla ludopatia svolta secondo la legge regionale è stata al centro della relazione di cui l'Assemblea legislativa ha preso atto nell'ultima seduta. Nel rapporto si evidenzia che a maggio 2016 erano autorizzati a proporre gioco d'azzardo in Umbria 1.397 locali. A marzo 2017 già si era registrata una contrazione di meno 111 esercizi. Sempre a marzo 2017 è iniziata la campagna di informazione e sensibilizzazione sul tema, con diffusione sui media e un concorso di idee. La fascia più colpita dalla ludopatia risulta quella fra i 40 e i 49 anni di età. Le attività di prevenzione tramite le scuole e i giovani hanno coinvolto centinaia di cittadini. Pochi sarebbero invece i controlli effettuati da parte dei comuni. Numerosi sarebbero i giocatori problematici presi in carico dal servizio ASL sulle dipendenze, mentre 89 persone si sono rivolte al numero verde appositamente istituito. Passa in assemblea la relazione per gli anni 2015-2016 sull'applicazione del testo unico sul governo del territorio.
La relazione per gli anni 2015 e 2016 sull'applicazione del testo unico sul governo del territorio è stata vagliata dall'Assemblea legislativa. Dalla relazione emerge che il piano paesaggistico regionale non è stato ancora approvato, ma è in corso di redazione. Il rapporto evidenzia che 10 comuni umbri hanno predisposto strumenti di pianificazione licenziati con parere definitivo dalle province e poi dalla regione. 6 di questi, Castiglion del Lago, Città della Pieve, Città di Castello, Passignano sul Trasimeno, Trevi e Valtopina, hanno proceduto all'approvazione definitiva del piano regolatore, recependo le norme del testo unico dell'urbanistica. In tutti questi piani si osservano incrementi di aree per insediamenti inferiori al limite del 10% previsto dalla legge. Per quanto riguarda l'utilizzo dello sportello unico attività produttive ed edilizia e la riduzione degli oneri amministrativi, emerge che la quasi totalità dei comuni ha attivato uno sportello telematico per l'edilizia. Approvata all'unanimità una proposta di risoluzione della terza commissione sulla nuova normativa in materia di caccia al cinghiale. L'Aula di Palazzo Cesaroni ha approvato all'unanimità dei presenti la proposta di risoluzione della terza commissione con la quale si sollecita la Giunta regionale ad aprire un confronto con la commissione medesima al fine di apportare modificazioni al vigente regolamento regionale per la caccia al cinghiale, al fine di produrre una nuova normativa in materia. Tra le modifiche si prevedono premialità per le squadre che abbattono più capi, recinzioni con reti elettrosaldate, misure di contenimento della specie e divieto della caccia a singoli che spesso favoriscono lo sconfinamento dei cinghiali. Tra i temi che saranno discussi in commissione ci sarà anche quello della commercializzazione della carne, che ha un grande valore nutrizionale ed un rilevante valore commerciale. Nell'ultima seduta la terza commissione consiliare ha dato parere favorevole alla proposta di regolamento regionale per la gestione degli ambiti territoriali di caccia. Le modifiche al regolamento degli ATC si sono rese necessarie a seguito del passaggio di competenze tra le province, indicate come ente di riferimento nel precedente regolamento del 2008, e la Regione, il cui intento principale è quello di avere uno statuto unico per tutti e tre gli ATC dell'Umbria e includere nella consultazione anche gli agricoltori. Si consente una partecipazione proporzionale alla rappresentatività delle associazioni venatorie. Per l'approvazione dei bilanci è prevista la presenza di almeno 3/4 dei componenti del comitato di gestione. Per modifiche allo statuto dell'ATC viene introdotta la maggioranza dei 2/3 dei componenti del comitato. Viene anche istituita la figura del delegato del presidente dell'ATC. Fanno parte del comitato di gestione 6 associazioni venatorie, 6 associazioni degli agricoltori, 4 associazioni che si occupano di protezione ambientale e 4 i rappresentanti degli enti locali. Anche per questa edizione è tutto. Vi ricordo che TeleCRU va in onda sulle emittenti televisive umbre e è disponibile anche in rete sul sito dell'Assemblea Legislativa Regionale, consiglio.regione.umbria.it, e naturalmente anche su YouTube. Grazie dell'attenzione. Arrivederci.